Per noi è un obiettivo questo anche, perché è importante che a casa nostra si torni a far bene. Far bene non solo nel gioco, non solo nell'atteggiamento, ma anche nei risultati. Però questo sappiamo che è una componente che può derivare solo da una prestazione importante, una prestazione senza errori, e devo dire che abbiamo fatto una settimana con grande concentrazione e grande determinazione. Ho parlato chiaro, ragazzi, non voglio piangermi addosso, non mi piace in questo momento parlare di chi non è disponibile, anche se sappiamo tutti che sono delle assenze importanti, però chi ha lavorato con me questa settimana, chi ha lavorato, si è sacrificato, gode della mia stima, della stima dei compagni, e quindi è la partita anche giusta, no? Partita difficile. Noi abbiamo grande rispetto di questo avversario, perché ha dimostrato in questo campionato che sta facendo cose straordinarie. Però, come dico sempre, non dobbiamo aver paura, perché dobbiamo avere grande rispetto, andare in campo con umiltà, ma anche con grande coraggio e convinzione. Io non mi aspetto mai niente di regali dagli avversari. È chiaro che lì è stato costruito qualcosa di importante, no? Ormai questo è il terzo anno, se non mi sbaglio, che è un gruppo che si è cimentato e si vede in campo, no? Una squadra che gioca con il furore, con grande convinzione, no? E ora ha preso anche una straordinaria autostima, no? Dovuta dai risultati, dalla classifica, da quello che hanno fatto. Ho grande rispetto dei tifosi, perché sono per noi fondamentali, importanti, no? Nel nostro calcio. E io so quanto a Pescara la gente parli e viva il calcio, non solo la domenica, anche durante la settimana. Quindi, come ho detto prima, noi cerchiamo di creare i presupposti per riaccendere, no? Adesso magari abbiamo acceso una fiammellina, dobbiamo farlo diventare un incendio.